Benvenuto. Questa induzione ipnotica ti guiderà alla scoperta di un mondo interiore. Un mondo magnifico che apre ad un numero illimitato di possibilità e lo farà tramite la forza delle campane tibetane. Queste sono uno strumento meditativo potentissimo. Quando le campane sono percosse, emettono un suono che rilassa e purifica. Ma quando le campane sono sfregate mediante apposito attrezzo, queste emettono una vibrazione talmente potente da agitare qualsiasi fonte d'acqua presente adiacente ad esse. Puoi immaginare, essendo il nostro corpo per la maggior parte composto di acqua, come queste campane adagiate sulla persona possano smuovere completamente i nostri fluidi e quindi la nostra energia. In questa induzione ipnotica farò in modo che tu possa sentirti come se fossi a tutti gli effetti sottoposto all'utilizzo di tali strumenti. Sarai in grado di visualizzare nitidamente gli effetti che questa antica pratica ha sul corpo umano. Sarai quindi in grado di purificare il corpo, la mente, e di elevare a tal punto l'energia da permetterti di passare a stadi superiori della materia. Adesso mettiti comodo e chiudi gli occhi. Se stai ascoltando questo audio, è chiaro che la tua intenzione più grande è quella di scinderti dal tuo corpo fisico. È quella di trascendere la materia così come sei abituato a vederla, per arrivare a stadi sempre più elevati di materia e di energia. Rilassati e libera la tua mente. Comincia a prendere coscienza completa del tuo corpo, del fatto che sia adagiato, disteso e rilassato. Inizia a respirare, introducendo con ogni inspirazione aria pulita. Prendi l'aria con il tuo naso e butta fuori come meglio preferisci. La tua mente resta in uno stato di attivazione tale da riuscire a percepire ogni singola sensazione proveniente dal tuo corpo. Concentrati sulle percezioni che riguardano il tuo corpo. Ti accorgi infatti che ogni volta che introduci aria nuova, ti abbandoni sempre di più al rilassamento, diventando sempre più pesante. I muscoli, al contrario, si distendono sempre di più, si rilassano progressivamente,
sempre di più, sempre più in profondità. La tua mente è concentrata sulle sensazioni provenienti dal tuo corpo, a cominciare dal tuo torace, che si solleva ogni volta che introduci aria e si rilassa nell'atto di espirare. Puoi percepire ora il calore derivante dal tuo corpo. Molto probabilmente in alcuni punti percepirai un maggiore calore, mentre in altri il calore sarà sensibilmente minore. Puoi ora valutare sensazioni provenienti dall'esterno del tuo corpo, come ad esempio la musica in sottofondo che stimola il tuo canale uditivo, o le mie stesse parole. Puoi percepire chiaramente come questo connubio di musica e parole abbia un effetto sul tuo corpo e sulla tua mente, portandoti a rilassarti e a distenderti. Puoi fare caso ora al velo nero che puoi osservare attraverso le tue palpebre chiuse. Il fatto che vi sia assenza di luce è un chiaro segnale che adesso è il momento di rilassarsi e abbandonarsi. Puoi valutare la temperatura dell'aria esterna a contatto con il tuo corpo. Se hai delle sensazioni di fresco o di calore, e puoi considerare il contatto del tuo corpo con il materasso, con il tappetino o con le coperte. Tutte queste sensazioni vengono percepite chiaramente dal tuo cervello, che le prende in custodia, senza analizzarle, semplicemente limitandosi ad assimilarle. Ma adesso è tempo di scendere ancora più in profondità, verso un nuovo stato di rilassamento. Uno stato che porterà il tuo corpo a rilassarsi ancora di più, mantenendo la tua mente vigile solo per le cose che sono necessarie allo svolgimento di questo viaggio interiore. Concedimi adesso l'opportunità di portarti in uno stato di rilassamento e torpore mai provati in precedenza. Permettimi di guidare la tua mente in una condizione che ti renderà molto, molto più semplice eseguire la separazione dal corpo fisico. Respira dolcemente e liberamente. Non avere fretta,
sei in un luogo sicuro. Ed io sono qui per aiutarti e guidarti. Passo passo, tenendoti la mano. Lasciati scivolare tranquillamente e consapevolmente. E adesso conterò da 3 a 0. E quando arriverò a 0, la tua mente sarà incredibilmente attiva e ricettiva nel visualizzare quello che ti dirò di immaginare, mentre il tuo corpo sarà incredibilmente pesante e rilassato, tanto da non poter eseguire nessuna azione volontaria. Tre. Rilassa il tuo corpo. Concentrati su di me, sulle mie parole, sul suono della mia voce. 2. Non c'è nulla di più importante se non la mia voce. 1. Visualizza adesso il tuo corpo, rilassato e pesantemente adagiato. 0. Lasciati trasportare e guidare dalla mia voce e continua a visualizzare il tuo corpo vividamente. 2. Così rilassato, così pesante, così immobile, ma talmente ricettivo da essere assolutamente in grado di trasformare immediatamente le mie parole in visioni nitide nella tua mente. 3. E adesso è tempo di continuare a visualizzare te stesso. Ti trovi adagiato al suolo, in un luogo non ben definito, ma che ispira una grande fiducia. Ti senti protetto e custodito. Sei disteso dolcemente al suolo. Ti senti confortato, appagato e sereno. Sei circondato da una leggera nebbiolina che non ti permette di vedere nitidamente, ma inizi a comprendere dove ti trovi effettivamente. Riesci infatti a scorgere delle pareti di metallo. Comprendi che queste pareti ti circondano completamente a formare una cupola. In poco tempo realizzi che si tratta proprio di una campana tibetana, maestosa,
possente, tanto grande da riuscire ad accogliere interamente il tuo corpo. Realizzi adesso che ti trovi adagiato sul fondo di una campana tibetana. Puoi osservare ora più chiaramente i bordi di questa campana, di un lucente metallo di colore marrone, tendente al rosso. Mentre sei rapito ad osservare lo scintillio di queste pareti color rame, noti che dell'acqua inizia a scorrere dolcemente da un punto al di sopra della tua testa. Si tratta di un'acqua purissima, cristallina e calda al punto giusto. Sgorga da una fonte invisibile e inizia a sfiorare dolcemente il tuo corpo partendo dalla tua testa. Ogni punto del tuo corpo toccato da quest'acqua purissima si rilassa sempre di più e noti immediatamente come tutta la tua testa è già stata circondata da quest'acqua purissima. Ora anche il tuo collo è coperto ed inizia a rilassarsi. Così come le tue spalle, le tue braccia. L'acqua si incunea tra le dita, spazio dopo spazio, rilassandole e distendendole, e scende verso il tuo bacino, scende lungo le tue cosce, le tue gambe ed i tuoi piedi. Lentamente tutto il tuo corpo è avvolto da un liquido caldo e cristallino e ti senti sempre più rilassato, sempre più in pace con te stesso, sempre più rassicurato e coccolato. Il livello dell'acqua continua a crescere ed incredibilmente ti accorgi che tu sei molto più leggero di questo liquido e vieni sostenuto verso l'alto. Riesci a galleggiare senza alcuna difficoltà e senza dover fare alcun movimento per mantenerti a galla. L'acqua continua a salire e tu insieme ad essa. È un momento magico. Puoi sentire tutto il tuo corpo avvolto e confortato, come protetto da una doppia protezione formata dalla cupola della campana
e dall'acqua che ti avvolge. A poco, riesci ad arrivare fino a circa metà dell'altezza della campana e il livello dell'acqua si arresta lì. E tu resti a galleggiare, comodamente all'interno di questa magnifica campana. Puoi notare sull'acqua qualche bagliore, frutto di giochi di luce tra il colore rossastro del bordo della campana e il movimento della limpida acqua. È una sensazione magnifica e confortante. Ecco che adesso inizi a notare un cilindro ruotare intorno alla parte esterna della cupola della campana. Si tratta di un batacchio, come quelli usati per far suonare le campane tibetane. Questo esegue invece un movimento circolatorio, sfiorando il bordo esterno della campana. E come per magia, l'acqua nella quale sei immerso inizia ad incresparsi. Ad ogni lento giro del cilindro, l'acqua diviene sempre più movimentata. Ma il tuo corpo resta lì, intento a galleggiare. Inizi a percepire come le ondine generate da questo movimento toccano a ritmi alternati il tuo corpo. È una sensazione davvero piacevole, ed inizi a notare come un flusso di energia attraversa il tuo corpo nel punto toccato dalle varie ondine. Il cilindro continua a girare e l'acqua diviene sempre più increspata. Ora il tuo corpo è in balia di questo dolce movimento ed inizi a notare come una potente fonte energetica sta cedendo sempre più energia al tuo corpo sotto forma di onde. Inizi a percepire un rumore di fondo, molto basso e grave, come il famoso Om, principio cardine della meditazione buddista. Il cilindro continua a girare alla medesima velocità, ma l'acqua adesso è davvero in forte agitazione, come ti trovassi in una vasca idromassaggio, come se tante bollicine provenissero dal basso e scoppiassero contro il tuo corpo. L'energia che si sprigiona
da questo fenomeno è incontenibile. Il tuo corpo è ora attraversato da una potentissima energia che eleva la tua materia. Quel suono grave continua a farsi sempre più forte e sempre più profondo. Riesci a percepire nell'aria anche una fortissima vibrazione che attraversa tutto il tuo corpo. Ed esprimi adesso la tua intenzione di volere elevare il tuo stato da uno stato più basso della materia ad uno più elevato, solamente con l'intenzione. Prova ad assecondare il movimento delle bollicine dal basso verso l'alto. Prova quindi a sollevare il tuo corpo, a staccarlo da quella sagoma che giace nell'acqua. Prova solamente a pensare di voler essere parte di quell'energia, di quella vibrazione e di voler uscire dalla cupola della campana. Non avere alcun timore se il suono che udivi in precedenza diventa davvero assordante. È assolutamente normale. Potresti anche sentire un suono netto e secco, indice del fatto che sei riuscito nel tuo intento. Potresti percepire tutto il tuo corpo vibrare velocemente. Se così fosse, abbandonati a questa sensazione. Non opporre alcuna resistenza. Devi volerlo veramente. Prova a pronunciare con l'intenzione le parole consapevolezza ora. E se sarai riuscito a diventare parte di quell'energia, ti ritroverai adesso in un qualsiasi mondo esplorabile, in un qualsiasi universo intellegibile da una mente superiore. Sei davvero libero, in quanto energia superiore, di esplorare liberamente qualsiasi cosa tu voglia esplorare. Sei libero di interagire con ogni forma di vita o di energia che troverai lungo il tuo cammino, consapevole del fatto che in quanto hai un livello energetico assolutamente elevato, potrai incontrare solamente
esseri viventi dall'elevata energia, e quindi puri, e quindi genuini. Puoi permetterti di apprezzare appieno questa esperienza per tutto il tempo che vorrai. Continua pure liberamente a vivere la tua esperienza, ed in qualsiasi momento tu voglia, per qualsiasi motivo, tornare al tuo corpo fisico, non dovrai far altro che esprimere la volontà di ritornare e di ridestarti. Quindi, buon viaggio.